ragazzi e bentornati con i Desert Shadows of Terra. Come potete vedere manca un elemento fondamentale, cioè Rage. Allora ragazzi, noi siamo addoloratissimi, ma dobbiamo dirvi che dopo questa recensione ha avuto un mancamento. È morto oggi. Ma oggi c'è il mitico Falcon, che era da un po' che non lo vedevamo nel nostro canale. Questo è il video contest degli SMT. Noi non avevamo in programma di fare sto video perché, come potete vedere, siamo inattivi da diverso tempo. Però dovevamo farvi onore a questo traguardo e ci sembrava di diritto partecipare. Cercheremo di essere un po' spiritosi, un po' coglioni. Nel nostro stile, insomma. Allora, gli SMT chiedevano di fare un video recensione molto molto ignorante, cioè spiegare cosa pensavamo di un fucile, di una pistola, ma farlo nel modo più ignorante e più simpatico che potevamo creare, no? Quindi questa è la nostra video recensione, speriamo che vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Passiamo direttamente alla video recensione. Allora ragazzi, siamo qui a recensire il SIG 552 della Golden Bomb. Con tanto Guardate che logo, ragazzi. Cioè, ragazzi, la cinesità in persona. Ragazzi. La cinesità in persona. Parliamo subito che questo qui è un fucile della Madonna, perché ha un sacco di pregi. Voi pensate che ha un sacco di difetti, ma ha un sacco di pregi. Il primo è che costa niente. Costa circa 80, dagli 80 ai 120 euro, in base ai siti che cerchi. Per tutti quelli che cercano un fucile economico, l'avete trovato. Eccolo qui, ce l'avete davanti ai vostri occhi. Secondo pregio di questa bellezza, di questa meraviglia, di questa splendidità, i materiali, ragazzi. I materiali. Ci troviamo davanti a un fucile in full plastic. Ragazzi, allora, il fucile è veramente leggero, ragazzi. Ragazzi, il fucile è leggerissimo. È leggerissimo. Leggero. E i materiali, come stavo dicendo, la plastica è veramente solida. È solidissima. Ragazzi, sentite il rumore. Questo è plastica, ragazzi. Plastica. Allora, la plastica è lucida. E il bello è che l'upper receiver, il lower receiver, l'impugnatura, il calcio e la parte anteriore della SG è tutta in plastica. Una parte è in metallo. Il riso. È vero, anche questo. Scusate, me ne stavo sbagliando. Quindi non è tutto full plastica. Il fucile, quando esce dalla confezione, naturalmente lo trovate con uno spegnifiamma rosso. Che ovviamente il nostro amico Shark, perché questo fucile qua è di Shark, lo ha voluto togliere perché sembrava un collo di tacchino. Stavamo dicendo, questo silenziatore l'ha messo per rendere ancora più ridicola l'arma, perché praticamente c'è scritto stai fuori 100 metri o verrai sparato. Mi sembra un po' strano, anche perché la gittata di questo fucile è veramente ottima. È 20 ottima. Metri. Ottima, se arriva ai 20 metri è veramente tanto. Il selettore è ambidestro. No, stavo scherzando, non era. No, il selettore era. Il selettore era. Ragazzi, il selettore era ambidestro. Era ambidestro. Ma a quanto pare stato sostituito da un tappo. Oh my god! Ragazzi, no, seriamente, non vi stiamo prendendo in giro. Pensavo ci fosse il selettore, ma è stato sostituito. Per non parlare del perno. Il perno si è staccato durante una giocata ed è stato perso. Ed è stato sostituito da questo. Si rimuove. E come vedete, l'alloggio della batteria è veramente piccolissimo. Infatti, il nostro compagno utilizza una lipo da 800 mAh. Cioè, non dura niente. Oltretutto, è molto compatto perché si può piegare. Una volta si attaccava. Una volta si attaccava. Ah ragazzi, una cosa fondamentale che non abbiamo detto, che questa qui è, vabbè,
questo fucile ha esattamente un anno di vita. Non è mai stato aperto, sgrassato, niente. Quindi pensate voi quanto è stato tenuto bene. Dopo un anno di vita, questo fucile, ragazzi, sorprendente, spara ancora. Perché io gli avrei dato 4-5 mesi dopo la prima volta che l'ho visto. Ma spara ancora, ragazzi. Cioè, non è le tacche di mira. Le tacche di mira sono di plastica, naturalmente. Questa è solida, cioè stabile, non è abbattibile. O sì? No, non è abbattibile. Questa qua si può roteare e scegliere le gradazioni. Passiamo invece al caricatore, ragazzi. Allora, il caricatore vogliamo subito precisare che non è quello originale. È sempre della Golden Ball. O non so, di qualche marca cinese. Le cinesate non si comprano. Se questo qui è plastica, questo qui non so cosa sia. Perché è veramente, veramente... Il caricatore è stato acquistato a parte perché quello originale conteneva 120 colpi, mentre questo ne contiene 250, che non sono tanti, ma sono già di più. Oltretutto, ragazzi, noi abbiamo notato questa cosa, un po' ambigua. Sentite bene il suono. Qui è insicura. Qui è raffica. E nel momento che mettiamo il colpo singolo, ragazzi, fa questo rumore. Oh my god! Non so se questa cosa sia una cosa normale, no? Secondo me un colpo singolo non dovrebbe fare questo rumore. Però di per sé il fucile si può utilizzare. Si può utilizzare come martello, ma con i suoi difetti, perché vedete che qui giocherella già tanto. Golden Bow risolve i vostri problemi. Parliamo dello puff. Lo puff non è dotato di ball catch. Giusto? Sì, esatto. Non è dotato di ball catch, bisogna dentro, tenerlo dietro. Dentro, ovviamente, in plastica. Potete girarlo quanto volete, ma proprio quanto volete, ma la curvatura del pallino non cambierà. Cambia veramente poco. No, non cambierà assolutamente. Ragazzi, il gommino pappo è un po' scadente, bisognerebbe anche riguardare il gruppo aria. Questo fucile all'inizio sparava decisamente molto meglio, ma in giro di pochi mesi è diventato questo. Oltretutto il pescaggio dei pallini è veramente scarso, ogni momento non pesca pallini. Come dico sempre, più spendi meno spendi dopo. Esatto. Invece in questo spendi niente, ma se vuoi metterlo a posto dovresti cambiare tutto. Speriamo che questa recensione vi sia piaciuta. Complimenti ancora per i 1000 iscritti. Era giusto che facciamo il video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.